problema di sto vento è che a me mi ammazza perché dice che vanno a giro i pollini, quindi sto di nuovo col naso otturato. Voglio più la Flex Allegra col naso. E poi questo sono scordati di abbassare le serrande. E purtroppo è entrato un pochettino d'acqua. Bombe asciugato. Sono 2 giorni che il tempo è così brutto, però oggi il vento è micidiale proprio. Qua siamo all'interno del locale, questa è la sala. Visto che piove fuori, facciamo i lavori dentro. Però è micidiale, oggi il vento è micidiale. Abbiamo la scopata, la sistemata. Qui c'è l'entrata vicina. Questa è l'altra saletta interna. E oggi facciamo prima tutta la sala, questa qua, la apriamo tutta e poi vediamo un po', ci sarà da fare qualcosa fuori ancora, ma il tempo non ci aiuta. Oggi è venerdì, domani già dovrebbe migliorare un po' il tempo. Questa qua invece è la terrazza, dove poi si apparecchia e si mangia pure fuori. Niente, oggi è così, c'è questo tempo così brutto. Poi qua c'è l'entrata dell'alberghetto piccolo, le stelle, però vicino a casa. Questa scala, guardate, se va sul tetto, qui c'è un bel panorama. Se bevi il coraggio dopo vado sopra, vi faccio vedere. Questo vento, poi se rubo il paro a mettere il microfono esterno, non c'è niente da fare. Qui è arrivata la vera tempesta. Guarda, pure sulla GoPro. Vedeva prima da laggiù il cielo che era tutto nero. Stava arrivando qua. Terrazza ci vado dopo, eh. Però a me piace pure così il tempo, quando è tutto grigio, bene. Allora, stiamo qui, dopo che tutto il tempo che ha piovuto, che ha fatto, noi abbiamo sistemato, siamo qui perché siamo venuti a scegliere su quale barca andare a farsi il bagno. Non sappiamo se prendere la Santiago, se prendere la Capoeira. La Capoeira? O magari, che ne so, abbiamo la Sea Scout. O magari il bagno se lo fanno spiaggia, sai che guarda, non c'è nessuno. No, se siamo venuti a fare un giretto al porto, questo è il porto turistico di Santa Teresa, sto con la 10 e un attimo di relax, siamo venuti a fare una camminata su. Il tempo oggi è stato quello che è stato, pure abbiamo fatto le cose, siamo venuti a fare un po' di spesa. E dicevo, qui a Santa Teresa c'è questo porto turistico
dovete poi fare la passeggiata, ci sono i vari locali e poi più giù di là c'è l'imbarco per la Corsica e mi pare che c'è solo Mobilines o forse pure GNV, le grandi navi veloci che fanno la tratta, però non sto convinto, forse le grandi navi veloci parte da Palau, perché il porto di Palau è più grande del porto di Santa Teresa di Gallura. Comunque il porto turistico è carino, ma non è male. Chissà, forse la sera ti vieni a fare una passeggiata, ti vieni a prendere qualcosa qua, perché qua non riesco a capire se sto... penso che siano tutte abitazioni private, però di cartelli vende. E poi non è piccolo comunque, è bello grande il porto turistico. Guarda che roba, ma fra un po' ci ripia a piove, ci si bagna tutti. E poi c'è una passeggiata che ti fa arrivare su quel fortinino lì, piccolino, dove c'è la croce. Io mo noi facciamo una passeggiata così, quello lì fa una ripresa dal cellulare, magari me la passa a me e la mettiamo sul video, così facciamo la doppia ripresa, capito? La ripresa della 10. grande, Luciano è troppo forte. Sta argentino è su un guapo, gli è un sorro, come direbbero da loro, la volpe si dice sorro. È forte Luciano, c'ha i numeri. La 10. grande, Luciano è troppo forte. Sta argentino è su un guapo, gli è un sorro, come direbbero da loro. Proseguo il porto, poi c'è la capitaneria qua davanti, la biglietteria, perché poi andrà pure a, come si chiama, alla Maddalena, e qui c'è l'imbarco, questa qui è la barca dell'imbarco per andare in Corsica. Poi passo sali, puoi pure mettere la macchina quando ti imbarchi, però devi passare dall'altra parte. Adesso noi stiamo andando a fare un servizio che dobbiamo parlare con la signora. Ci vediamo dopo. Ciao, guarda come sta pisciando questa. Ciao. Certo. Allora, qui siamo in un'area parcheggio che è proibita per i camper, quindi d'estate devo scorrere. E poi là c'è il pullman, c'è la fermata per andare, sì, vabbè, non c'è sacco di più niente, vabbè, là c'è il pullman, io lo piso, di Annaobbia, Sassari, ecco. abbiamo fatto la tariffa, no? Abbiamo fatto tutto. Via Nazionale è così, se vogliamo fare anche, Luciano ti dà questa informazione, Via Nazionale è quella diritta, raga. Parallelo a questa piazza. La 10, torre, la 10. E niente, ora prendiamo il mezzo qua e ce ne torniamo a Capodesta. Ma mi raccontate le cose, Luciano, però non me le voglio dire, il segreto vostro. Che ci dice? Un giorno è, mi racconta lui. Chissà che ne sai che sta per il canale della 10. Vabbè, va, vi lascio con il mio camperino.